Amici dello Sportello del Cittadino, ci troviamo in Città Vecchia, Taranto. Beh, vi abbiamo fatto vedere parecchie zone di degrado della Città Vecchia, ma sarebbe ingiusto non farvi vedere anche le cose positive. E infatti ci troviamo qui, sempre in Città Vecchia, a Santa Maria della Scala, una chiesetta, una cappella che risale al lontanissimo 1180, poi fu donata alla curia nel 1800. La struttura versava in condizioni di degrado, ma grazie all'amore per la Città Vecchia di alcuni cittadini e soprattutto del signor Pasquale Chiocchia, beh, questa cappelletta, questa chiesa è stata veramente riqualificata ed è diventata un fiore all'occhiello, un gioiello nascosto in tra tante zone di degrado. È stata tinteggiata a nuovo, sono stati restaurati i quadri, le varie effigi, e poi sono state apportati vari elementi per così dire evocativi delle tradizioni tarantine, tanti piccoli putti e statuette appunto che sono legate alla storia, alla tradizione tarantina. Ma è davvero bello pensare come una zona sia stata riqualificata da privati. Il signor Chiocchia, a proprie spese, senza secondi fini, ha creato qualcosa veramente, come si vede dalle immagini, di meraviglioso. Altrimenti, se avessimo aspettato l'intervento delle amministrazioni comunali, chissà quanti altri secoli sarebbero passati. Prendiamo esempio dai privati, dal signor Chiocchia, e viva la Città Vecchia di Taranto.